ricordate il No Diet Day, il 6 maggio scorso, giorno del no all'ossessione della dieta e quindi del via libera a tutto quello che ci piace a tavola? Beh, una volta archiviato si è poi tornato a parlare di grasso, perché entro il 2030 solo in Italia una donna su due, 7 uomini su 10 potrebbero dover fare i conti con i troppi chili di troppo. Nel resto d'Europa andrà peggio, in Irlanda addirittura si parla del 90% di sovrappeso. È l'allarme, come vedete, dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, su quella che viene definita l'epidemia mondiale dell'obesità. E per parlarne oggi a Quotidiano Medicina, Franco Cosimato, medico di base, sapete che il mercoledì noi diamo spazio alla medicina di famiglia, e specialista endocrinologo e di scienza, anche specialista in scienze dell'alimentazione. Cosimato, per questi 6 mesi dell'Expo 2015 è garantito che cercheremo di fare i buoni, insomma, di rispettare tutti gli appelli che vengono fuori da Milano. Un occhio lo presteremo appunto alla dieta mediterranea, ma sicuramente con l'altro occhio continueremo a gettarlo sui cuoppi di patatine, gli hot dog, i panini super farciti, le bibite piene di zucchero. Lei che ne pensa? Beh, quella che viene definita oramai l'epidemia del XXI secolo è l'obesità. Sì. E la conseguenza che l'obesità dà su tantissime malattie metaboliche, ipercolesterolemia, tendenza al diabete, ma non solo malattie di tipo metabolico, ma anche malattie di tipo osteoarticolare. Sappiamo che sì, tutti gli ortopedici ci sono, come dire, concordi su questo, che quando c'è un problema di staticità, un problema artrosico, soprattutto a livello dell'anca o del ginocchio, la prima cosa che i nostri colleghi ci dicono è modifichiamo il peso. Ma come si modifica il peso? Questo è un po' il problema. Parliamo, diciamo, in premessa, se mi consente, sì, che l'obesità è una malattia multifattoriale. È una malattia, prima di tutto dobbiamo considerarla cronica, perché c'è la grande illusione di poter risolvere un problema così articolato, che presuppone dei concetti di tipo socio-economico, di tipo medico, di tipo sanitario, poterlo risolvere con una dieta si risolve in un mese, in poco tempo. Sfatiamo questo concetto, perché altrimenti siamo su una cattiva... Siamo semplicisti. Siamo semplicisti, anzi possiamo creare i presupposti perché si venga a creare la sindrome dello yo-yo, la weight cycling syndrome, come dicono gli... Se ne parla troppo, ma lo faccio pure io. Lo faccio pure io, lo faccio, scendo di peso, faccio la dieta per un mese, due mesi. Sì, sì. Ma ora pecco, però mi confesso, e poi ripecco. E poi ripecco. Questa è una valutazione che lei sta facendo di tipo culturale e sociologico, ma dal punto di vista sanitario noi dobbiamo pensare un presupposto fondamentale, che se si è obesi perché c'è sempre uno squilibrio tra le calorie introdotte e quelle che si consumano. Sì. Lei mi faceva la domanda sull'Expo di Milano. Certo, indubbiamente può essere un volano, può essere un input per calcare un po' la mano su una operazione di tipo di politica sanitaria, che è quella di cercare di andare sugli stili di vita, che sono fondamentali. Sì. Non possiamo ridurre il problema dell'obesità solamente al problema alimentare. Sì. Oramai, in senso, se mi permette, non si parla più di dieta per dimagrire, ma di strategia per dimagrire, in cui devono entrare tre fattori fondamentali. Sì, l'alimentazione, ma per perdere peso e per mantenerlo soprattutto è necessario aumentare la spesa energetica, quindi muoversi di più. Noi ci muoviamo pochissimo. Sì. Ci muoviamo pochissimo. E poi agire anche dal punto di vista comportamentale, perché se si mangia... Ecco, lo vediamo tra poco, perché scenderemo nei dettagli poi dei comportamenti. Certo. Diciamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che si è riunita recentemente a Praga, prevede che saranno le donne britanniche
e le belghe, quelle più in sovrappeso nei prossimi 15 anni, a rischio anche tutti gli altri 53 paesi dell'area europea, in particolare la Grecia, la Spagna, l'Austria, la Repubblica Ceca e la Svezia. I più virtuosi, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, saranno gli olandesi. Ma perché questa pandemia di obesità? È un fatto culturale? È la crisi economica che ci spinge verso un mangiare più abbondante, ma anche più scadente, di qualità e ricco di grassi e di zuccheri che inducono la sazietà? Lei dal suo osservatorio per quale risposta propenderebbe? Ma è soprattutto l'aspetto socioculturale. La crisi economica ha una certa valenza in questo campo, ma non possiamo ridurla a questo, altrimenti dovremmo pensare che negli Stati Uniti, poiché non c'è la crisi economica, diventino tutti più magri. Questo non è, anzi è l'inverso per certi aspetti. Quindi è l'approccio verso il cibo, verso l'alimentazione. E il fatto più importante è che i medici, i sociologi, perché il problema è anche di tipo sociale ed economico. Tenga presente che l'epidemia di obesità comporterà una spesa economica negli anni futuri, perché è molto maggiore, perché si dovranno affrontare i problemi di maggiore diabete con tutte le conseguenze. La spesa sanitaria aumenterà vertiginosamente se non si dà una regolata ai nostri stili di vita. Quindi la crisi economica, certo, indirizza più verso alimenti poco costosi, e mentre una volta, qui il ragionamento si fa anche più ampio, mentre una volta gli alimenti meno costosi magari erano le verdure, i vegetali, adesso non dico che siano quelli che hanno una maggiore incidenza sulla spesa economica, però anche questi alimenti. Fare una dieta equilibrata, stile mediterraneo, di cui magari avremo modo di parlare tra poco, tra un minuto. Successivamente, a volte comporta, come dire, un'organizzazione nella famiglia e un'organizzazione anche di tipo economico non indifferente. Sì. Ecco, diciamo che sulla dieta mediterranea ci andiamo tra un minuto. Volevo un attimo così chiederle un'opinione su questa notizia che è apparsa in questi giorni, questa notizia proveniente da Milano, perché c'è uno studio italiano della Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, che ha mostrato come nei soggetti in sovrappeso o obesi con carenza di vitamina D, ecco, riportare la vitamina D a livelli ottimali promuoverebbe la perdita di peso, potenzierebbe gli effetti di una dieta ipocalorica e migliorerebbe il profilo metabolico del soggetto. Ecco, lei cosa ne pensa da nutrizionista, da endocrinologo? Ma diciamo, molto spesso nel campo dell'obesità, della nutrizione, vengono fuori delle notizie che sono interessanti, ma sono la fotografia di un determinato studio, di un determinato settore. Sì. È una notizia che richiederà sicuramente una maggiore attenzione, perché in campo scientifico lei sa che quando viene fuori uno studio ci vogliono le conferme, altri gruppi che dovranno fare gli stessi studi. Se dopo una valutazione in campo scientifico appropriata verrà validato questo dato, magari ne terremo conto e vedremo magari anche di supplementare la nostra dieta con vitamina D, anche se è tutto un ragionamento da approfondire molto seriamente, perché l'obesità non è dovuta a un solo fattore, ci sono dei fattori genetici, fattori sociali, fattori comportamentali. Ecco, ma diciamo pure che sulle vitamine, lo diciamo spesso, però che lo ripeta lei è importante, non occorre cedere sull'uso delle vitamine, è vero, come spesso si fa, qualcuno dice adesso mi faccio una cura così di vitamina C o di vitamina B, bisogna sempre chiedere al medico e valutare la propria esigenza, è vero? Certamente, bisogna stare attenti, perché se è vero che magari accedendo con alcune
tipi di vitamine, vitamine idrosolubili di solito, l'organismo riesce a smaltirle, l'eccesso. Per altre vitamine, qui entra anche il discorso della vitamina D, della vitamina A, sì, cioè le vitamine liposolubili, se utilizzate o assunte in dosaggi eccessivi, si accumulano nell'organismo a livello epatico, esempio, sì, un eccesso di vitamina A può determinare... Finiscono col produrre danni più dei danni, cosa che non avviene quando le vitamine vengono assunte con gli alimenti, sì, con gli alimenti, invece possono avvenire quando si hanno delle supplementazioni incongrue. L'uso, sì, delle vitamine nell'uso medico è abbastanza frequente, ma servono laddove ci sia una carenza come dire, comprovata o perlomeno presunta. Ma un soggetto in buona salute che fa un'alimentazione equilibrata, che mangia un po' di tutto, sì, non necessita che assolutamente... Che prende il sole, insomma. Che prende il sole, la vitamina D... si sviluppa e viene prodotta essenzialmente a livello cutaneo con l'esposizione ai raggi ultravioletti, sì, quindi una vita sana all'aperto, anche solamente nei mesi estivi, è più che sufficiente, sì, sì, insieme al movimento. Il movimento, l'attività fisica. Ecco, e chiudiamo questa nostra chiacchierata sull'obesità con la dieta mediterranea, insomma è inevitabile che noi scivolassimo verso Expo, ma anche verso la dieta mediterranea, che secondo il professor Alberto Fidanza, che tra poco vediamo in questo filmato, non corrisponde, ecco qui il professor Fidanza, 94 anni, una icona insomma della salubrità, della salute. Il professor Fidanza fece parte del grande gruppo di Ansel Keys assieme al fratello Flaminio e assieme ad altri studiosi. Quindi, secondo Fidanza, la dieta mediterranea non è un abuso di amidi come la pasta, la pizza, patate, altre cose, ma un consumo equilibrato, un po' di pane, pasta, frutta, verdura, spezie, cereali, olio extravergine di oliva, soprattutto il pesce, che significa appunto, come la chiama lui, la dieta mediterranea equilibrata. Noi l'abbandonammo negli anni 60, negli anni del boom economico, perché la ritenemmo troppo povera, poco attraente rispetto ai modelli americani, che adesso invece gli americani con Michelle Obama stanno riscoprendo la dieta mediterranea. E cosa fare, secondo lei, dottor Cosimato, per contrastare questa minaccia, questa pandemia dell'obesità? Cosa dovrebbe fare un governo, per esempio, uno Stato, perché gli Stati hanno il potere di dare politiche di indirizzo, perché da soli di forse non ci riusciremo mai. Campagne di comunicazione, leggi più severe, non so, super sanzioni, super tasse sui cibi troppo grassi, sulle bevande troppo zuccherate, un po' come hanno fatto Danimarca e Messico, come voleva fare il ministro Balduzzi in Italia. Secondo lei qual è la strada? La strada deve essere multifattoriale. Aumentando delle tasse o tassando dei determinati cibi, non credo che sia la via opportuna. È opportuna perché se si tassa la Coca-Cola, per esempio, a parte che c'è un discorso di politica globale molto molto difficile, perché lei immagina anche un governo nazionale porsi contro un colosso come la Nestlé, come la Coca-Cola, la Pepsi, McDonald's, eccetera, è una battaglia che probabilmente... Un caso diplomatico, insomma. Non solo diplomatico, ma probabilmente è una battaglia persa, perché oramai determinate abitudini sono diventate quasi consolidate, ma soprattutto nei nostri giovani, questo è il dramma. Tenga presente che l'obesità infantile e adolescenziale in Italia e soprattutto in Campania, non stiamo ancora ai livelli degli Stati Uniti, ma però siamo quasi sulla soglia di allarme. Sulla soglia. Dieta mediterranea abbandonata, ma io direi che non è stata abbandonata, ma è stata colpevolmente, tra virgolette, integrata dalle abitudini anglosassoni. Sì. Noi non abbiamo abbandonato la pasta, abbiamo ridotto il consumo di pasta, di pane, si è ridotto negli ultimi decenni, ma queste calorie sono
sono state più che integrate dai vari cibi cosiddetti spazzature, patatine oramai. Vediamo che a ogni angolo della nostra città ci sono questi nascono dispensatori di patatine fritte. I funghi nascono. Esatto, di McDonald's, che tra l'altro però stanno facendo una politica di riconversione, di riconversione del patate diciamo GM, modificate. Questo va in altro ragionamento che ci porterebbe molto, molto lontano. Quando friggono non producono quella, diciamo, i cosiddetti IPA, gli idrocarburi policiclici, insomma, loro stanno tentando di fare, però è chiaro che siamo noi il mercato, noi dovremmo decidere, è vero? Dobbiamo decidere noi, ma cosa può fare la politica? Fare delle politiche di informazione, perché il soggetto, come stiamo facendo adesso, per esempio. Come stiamo facendo adesso, e questo è sicuramente meritevole, la vostra emittente, fare questi tipi di incontri divulgativi. Perché nel momento in cui l'obeso è diventato obeso, è molto difficile, diventa un discorso che va al di là della dieta mediterranea. Lì allora bisogna andare a fare un discorso di dietologia, di movimento, come dicevamo prima, una terapia anche cognitivo-comportamentale, perché è fondamentale poi riuscire a modificare all'interno della concezione di vita dell'individuo determinate abitudini. Un discorso di tipo sociologico va fatto. Io ricordo a uno degli ultimi congressi di scienze dell'alimentazione che abbiamo tenuto, se non sbaglio è stato presentato questo lavoro a Trento, che mi ha colpito molto. Si parlava di obesità, di tendenza all'obesità, malattie del metabolismo, eccetera, e fu presentato da un gruppo estero, credo o danese o svedese, non ricordo bene, proprio di un modello di città, della città futura, che potesse, potesse contrastare il problema dell'obesità. Sì. Una città in cui i veicoli venivano abbandonati a un determinato punto, venivano eliminate le scale mobili, quindi costretti a fare attività. Costretti a muoversi di più, perché uno dei punti fondamentali del problema dell'obesità non è solo l'incremento delle calorie che noi ingeriamo normalmente, ma anche il fatto che ne spendiamo di meno. Sì.